Primo colpo in trasferta per il Giulianova che al culmine di una gara pirotecnica passa sul campo del Cattolica che a sua volta resta ultimo in classifica e festeggia nel peggiore dei modi il battesimo stagionale dello stadio Calbi di nuovo a disposizione dopo i lavori. Del Grosso senza Mennillo e Nazari lascia in panchina Malandra e Antonelli e schiera in difesa Fazzini e Moi. In mediana c'è il baby Cipriani per l'infortunato Dolce. In avanti Vitelli è preferito a Suriano. Il Giulianova parte forte e passa dopo 7 minuti quando Fioretti viene atterrato in area da Gaiola. Lo stesso Fioretti si mette alle spalle gli errori di inizio stagione degli 11 metri e spiazza Aglietti. Il portiere dei romagnoli è comunque decisivo poco dopo. Vitelli prima fa lo stoccatore dal limite, poi rifinisce splendidamente per Barlafante. L'estremo di casa è bravo nel primo caso, superlativo nel secondo. E allora il Cattolica si sveglia e al primo affondo, al 21esimo, pareggia con la perfetta girata volante di Rizzitelli su cross dalla sinistra di Somm. L'attaccante figlio d'arte si ripete dopo 5 minuti quando si fionda su un pallone in profondità, brucia nello scatto un incerto Moi, salta Di Piero e insacca il pallone del sorpasso romagnolo. Il vantaggio del Cattolica non regge fino alla fine del primo tempo perché poco prima dell'intervallo Diamutene firma il suo secondo gol consecutivo in giallorosso dopo una conclusione volante da consumato attaccante, dopo il cross di Moi prolungato dalla difesa. L'inizio di ripresa in sofferenza per il Giulianova che tira un sospiro di sollievo quando il gol di Battistini viene annullato per fuorigioco, poi Di Piero è attento sulla sventola del solito scatenato Rizzitelli. Il Giulianova resta in piedi e sferra il colpo del KO al 20esimo quando Barlafante pesca Fioretti che si muove tra le belle statuine della difesa del Cattolica. Per il centravanti Giuliese è un gioco da ragazzi firmare il 2-3, doppietta e rete numero 5 in campionato. Nel finale il Cattolica resta in 10 per l'espulsione di Pasquini. Il Giulianova gestisce bene e va vicino al poker che il palo nega a Di Paolo. I giallorossi incamerano 3 punti d'oro in vista della seconda trasferta di fila, domenica prossima a Fiuggi.